Illegittimo è il diniego della carta di soggiorno al familiare che sia dello stesso sesso di un cittadino italiano. È pur vero che ad oggi non vi è ancora in Italia un riconoscimento dello status matrimoniale alle unioni fra persone dello stesso sesso, tuttavia si segnala che il decreto legislativo 30 del 2007 risponde all'esigenza di attuare il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, riconosciuto all'unione affettiva fra due persone dello stesso sesso già dall'articolo 2 della Costituzione. Diritto che sarebbe del tutto impedito se si negasse la possibilità di proseguire in Italia una relazione affettiva iniziata all'estero. Manca allo Stato una disciplina di carattere generale finalizzata a regolare diritti e doveri dei componenti della coppia, sicché il riconoscimento del diritto di soggiornare nel territorio dello Stato appare in linea con l'orientamento dei nostri giudici che da tempo ormai hanno riconosciuto a tale unione una rilevanza giuridica profonda in certi ambiti.